Diletta Leotta reginetta dei social, la foto fa 170.000 like. Bella, intelligente e simpatica, Diletta Leotta è la nuova reginetta di Instagram, l'ultima foto che ha pubblicato ha ottenuto un impressionante numero di like. Più di 173.000 like per Diletta Leotta e il suo bellissimo abito color caffè, nella foto che la giornalista ha pubblicato su Instagram per salutare l'avvio del suo programma Dilettiamoci, in onda su Sky Super Calcio. Che la conduttrice sportiva sia amatissima dal pubblico italiano non è una novità, ma dopo queste ultime immagini possiamo ben dire che si è aggiudicata il titolo di reginetta dei social, visto il suo attivismo su Instagram e l'enorme successo che riscuote. Centinaia i commenti ai suoi scatti, diverse le spiritose richieste di matrimonio. Insomma, la ragazza catanese è non solo uno dei nuovi volti della televisione italiana più promettenti di sempre, ma anche una socialite esplosiva che non ha nulla da invidiare alle altre star molto attive sul web. La carriera di Diletta Leotta. Diletta Leotta è nata a Catania il 16 agosto 1991, e sin da ragazza dimostra una grande tenacia nel perseguire i propri obiettivi. Nel 2015 ha preso la laurea in giurisprudenza alla Luis Guido Carli di Roma, e già dalla sua tesi si è notato come lo sport avesse una grande influenza nella sua vita, la tesi discussa da Diletta Leotta in diritto sindacale comparato, infatti, aveva come argomento cardine il contratto di lavoro sportivo. Ed è proprio questo che, ancora oggi, è al centro della sua carriera lavorativa. Il calcio e lo sport in generale non sono però le uniche passioni di Diletta Leotta, che sin da quando aveva solo 19 anni ha iniziato a interessarsi di giornalismo, la ragazza ha iniziato a lavorare in alcune reti locali come Antenna Sicilia, e riesce a distinguersi così tanto che il passo per il grande salto è breve. Nel 2012 conduce Sky Meteo 24, e nel biennio 2015-2016 è chiamata a condurre su Sky Sport 1, Sky Serie B. Oggi è una delle giornaliste sportive più famose in Italia nonché una delle più amate. Gli inizi in televisione. La carriera televisiva di Diletta Leotta è nata molto prima della sua laurea, quando era ancora molto giovane. E di certo quella bambina bionda nata a Catania da una famiglia molto numerosa, non si sarebbe mai immaginata che oggi sarebbe diventata uno dei volti più noti e rispettati della televisione italiana. È nato tutto per caso, quando ero bambina ad Aci Trezza alla TV sicuramente non pensavo. D'estate vendevo braccialetti sui muretti, facevo lunghe nuotate e festeggiavo compleanni in solitudine. Quando cerchi gli amici per brindare il 16 di agosto sai già cosa devi aspettarti, ha detto in un'intervista rilasciata a GQ. Ho provato un po' di tutto. Non credo si tratti soltanto di quello. Se fosse così, l'effetto sarebbe diverso. Penso che oltre alla bellezza arrivi qualcosa di più. Tifosa del Catania, ragazza riservata e discreta, non ama parlare delle sue vicende personali. Ha il piglio tipico delle donne che sanno qual è il loro posto nel mondo. Ossia in cima alla vetta.